Ciao a tutti, siamo Luca dell'Osta, Davide Bondavalli, facciamo parte del gruppo Comica in questo hackathon e il nostro progetto consta in un dispositivo che possa essere montato su qualsiasi tipo di veicolo che permetta di riconoscere una condizione di stanchezza del guidatore e che permetta poi di attuare diverse operazioni per risvegliarlo, per evitare situazioni di pericolo, di incidenti. Il nostro dispositivo potrebbe essere utilizzato, potrebbe essere venduto sia a privati che a compagnie assicurative per poter essere poi inserito nelle varie opzioni di premi di assicurazione, eccetera. Potrebbe essere venduto a compagnie per il trasporto pubblico o per la logistica, per controllare i dipendenti, e potrebbe essere anche poi venuto in collaborazione con i comuni delle città per appunto servizi di trasporto pubblico. Vogliamo anche aggiornare gli altri guidatori dello stato del guidatore del veicolo sul quale è montato il nostro dispositivo, in modo tale che se il guidatore è stanco possa diciamo informare gli altri guidatori, ad esempio attraverso una spia LED posizionata o davanti o nel retro del veicolo, in modo tale da appunto aggiornare gli altri guidatori sullo stato del veicolo. Avete qualcosa da mostrarci? Per adesso no, perché stiamo ancora lavorando sul codice per cercare di riconoscere lo stato dell'occhio e quindi di misurare la frequenza di sbattimento delle palpebre basandoci sulla presenza o meno della pupilla e quindi poi fare delle analisi su medie eccetera per valutare la stanchezza dell'utente. Stavi dicendo sguardo rotto? No, che poi il progetto andrà avanti e nel caso in cui tutto vada bene aggiungeremo anche una sorta di etilometro per poter eventualmente impedire l'avviamento del veicolo se il conducente risulta essere non idoneo alla guida, diciamo. Ok, perfetto. Allora, ci aggiorniamo poi più tardi con anche magari un po' di codice e una lingua. Certo. Grazie ancora. Certo.